Esercizio numero 43, Dante Agostini, facciamolo in lettura insieme e poi diamo una spiegazione semplicemente alla cellula. 3, 4, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Se aumentiamo un attimo il click, facciamo un attimo in lettura easy, eh? 1 1 2. Quello che ci interessano sono determinate cellule. Prima cellula, vedi che è questa. Questa è un po', diciamo, la figura. Semplicemente pausa, ottavo, 2/16, per cui pausa, 2/16, che è il 3 e 4, 1, ta, ta, pausa di 1/16, il mio ottavo, il mio 16, lo vedi dal design, e la nota di 2/4. Portiamola a 60, il click. Vado in lettura, sorry, 3, 4, ripeto, prima cellula, ok? Questo è ottavo e 16, ottavo e 16, con pausa di 16 prima dell'ottavo, vedi? Sul battere metto la pausa di 1/16. Vedi che infatti faccio partire la mano in levare? Se avessi invece il contrario, ad esempio invece dell'ottavo e 16, avessi 1/16 e un ottavo, sarebbe una cosa diversa. Ma lo vedremo nell'esercizio successivo. Adesso ti faccio sentire un po' di cellule. 3, 4, 1. 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, pa, 1, 2, 2, 3, 4, pa, 2, 3, 4, pa, 1, 1, 1, 2, pa, 2, 3, 4, pa, 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 vedi che il pa, pa, questo ottavo e 16 con l'ottavo, col 16 prima in battere, farà ta pa pa pa. È importante, eh? È una figura ritmica da stamparsi nella testa, eh? Per cui se noi lo riportiamo a 100 bpm, eccolo qua. Cazzo, che regalo, eh? Questa cosa noi la riconosciamo in lettura. Perché poi dici, ok, adesso la vedo e la riconosco, fatelo un miliardo di volte. Vai in lettura, nei vari brani che puoi trovare, è chiaro che fin quando leggi un brano di Ramacciotti o per Paolini, non la vedi una roba così, no? Perché non penso che scrivano delle cose di questo genere. Però se vai a leggere delle cose un po' più articolate, è facile che puoi trovare una divisione di questo tipo. E poi utilizzala quando improvvisi. Ti può capitare di fare in modo che più hai una divisione di questo tipo, ok? Che ti rimanga nella testa, per cui è una cosa che puoi spostare a livello di divisioni ritmiche negli accompagnamenti, nel phrasing e nei mood, che puoi approcciare alle varie modalità di improvvisazione. Io ora vado a farmi un tuffo giù
in piscina, che non è mia, è del residence, perché sennò avrei fatto il lavoro di mio padre, non suonerei la chitarra. Porca puzzola, ciao, ma che figata la bandiera sarda che mi hanno regalato.